Ciao a tutti ragazzi, sono Aurelio e sono tornato sul mio canale di YouTube con un nuovo video. Sicuramente sarete rimasti stupiti nel sentirmi parlare in italiano. Normalmente io tendo a fare i miei video in lingua inglese. Questa mia scelta è dovuta al fatto di voler migliorare sempre più la mia abilità nel parlare nell'inglese e cerco di farlo al meglio, anche se qualche errore ci sarà sempre. Mi scuso per questo e spero che abbiate un attimo di pazienza. La vostra prima domanda sarà sicuramente: come mai questa volta parla in italiano e non in inglese? Ho deciso di fare questo video, che sarà il primo di una lunga serie, per trattare altri, potrei dire, argomenti riguardanti l'astronautica. Solitamente uso il mio canale per pubblicizzare i miei modellini a tematica spaziale, AMK Kids, o per parlare riguardo a mostre, fiere o argomenti particolari, sempre riguardante l'astronautica e il modellismo astronautico. Questa volta invece ho deciso, per migliorare, per ampliare il campo dell'astronautica e l'interesse verso il mio canale, di parlare di libri, e ho deciso di parlarne in italiano perché tratterò di un libro in italiano, il primo di una lunga serie. Qual è questo libro? È il mio primo libro in italiano riguardante l'astronautica. Questo qui, Space Shuttle STS 120, Italiani nello spazio. Bello, eh? Questo qui è il mio primo libro, che stampai nel 2009. Riguarda la missione STS 120 dello Space Shuttle, del programma Shuttle, che vide il volo dell'astronauta italiano Paolo Nespoli, in questa incredibile missione che vide il trasporto in orbita del nodo 3 della stazione spaziale con la. Cosa di particolare questo libro? Eccolo qui un'altra volta. È tutto incentrato sulla missione STS 120. In prevalenza è un libro fotografico, come potete ben vedere qua. Sono tutte foto proprietà della NASA o dell'Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale Italiana o Agenzia Spaziale Europea, e descrive la missione giorno per giorno, andando ad analizzare in profondità, in modo molto approfondito, le attività che svolsero nel corso della missione gli astronauti, l'equipaggio dell'STS 120. È forse un libro più indicato per degli appassionati con una certa esperienza o bagaglio culturale. Può essere anche letto tranquillamente da degli appassionati alle prime armi. Potrà risultare forse un po' tecnico, ma penso che sia comunque un buon libro, non perché l'ho scritto io ovviamente. Io ne sono più soddisfatto e ha delle particolarità non comuni negli altri libri. Quello, come potete vedere qui, di essere stato scritto con caratteri abbastanza grandi. Perché presi questa decisione? Presi questa decisione perché comunque, per noi che giriamo sui 50 anni, potrebbe essere un problema leggere anche facendo uso degli occhiali. E in quel momento, in quegli anni, pur se non avevo problemi di vista, pensai che potesse essere una buona idea, una buona innovazione. Non so dire se sia stata apprezzata, perché vedo comunque, io ho una grande passione per il leggere, vedo comunque che molti libri, sia a tematica spaziale che riguardanti altri argomenti, sono sempre pubblicati con caratteri, potremmo dire, microscopici. Gli editori avranno deciso per questa scelta editoriale per sviluppare libri, stampare libri in meno pagine possibili e contenere i costi. Nel mio caso io ho preferito questo per facilitare la lettura del testo. È una buona idea, però
non è una buona idea, non lo so dire. Rimango ancora oggi molto dubbioso, però le innovazioni sono queste. Allora, iniziamo a parlare riguardante il libro. Come si può ben vedere un'altra volta, ne sono fiero, il mio primo libro riguardante la missione STS-120 dello Shuttle, come già detto che vide l'astronauta Paolo Nespoli nel suo volo nello Shuttle, sullo Shuttle, inizia, come tutti i libri, con una prefazione scritta da me perché non trovai nessuno disponibile a farla e me la feci da solo, e con questi due emblemi, l'emblema della missione di Paolo Nespoli e l'emblema della missione dello Shuttle. Ho iniziato con queste due immagini perché io sono, come penso molti altri, affascinato dalle patch delle missioni, affascinato perché in un piccolo disegno descrivono tantissimo della missione, hanno una loro storia, una loro origine, un loro autore, e sono belle, sono tipo delle fotografie. Dopo questo inizio abbiamo due pagine dedicate ai dati, a parer mio, fondamentali riguardanti la missione, quindi il tipo di missione, la navetta utilizzata, il pad di lancio, l'equipaggio, i dati relativi alla missione e alcuni dati specifici riguardanti la navetta in questione e il carico utile. Poi ovviamente l'immagine dell'equipaggio, perché l'equipaggio è il cuore della missione, senza un equipaggio non si potrebbe svolgere la missione, e per quanto riguarda lo shuttle, anche di questo ne sono sempre rimasto affascinato, un disegno che raffiguri il carico utile trasportato con le indicazioni basilari. Purtroppo al giorno d'oggi lo shuttle non vola più, e di questo ne sono triste, pur se ci sono altre navette spaziali, non come lo shuttle, che trasportano gli astronauti o carichi utili. Anche queste qui sono eccezionali. Per lo shuttle ero affascinato in ogni missione per il carico utile che trasportava, ogni volta diverso, ogni volta particolare, ogni volta interessante. È passato ormai, guardiamo al futuro con quello che ci regalerà il futuro. Il libro prosegue poi con alcune immagini e con le descrizioni riguardante tutta la fase preparatoria della missione, quindi la preparazione del carico utile, l'addestramento degli astronauti in modo che fossero pronti alla missione, e fino ad arrivare all'integrazione del sistema shuttle con il carico utile, il trasporto in rampa, e questo qui che mi è sempre piaciuto, come era disposta internamente la cabina dello shuttle, quindi dove erano ubicati i vari astronauti in fase di lancio, in fase di rientro, perché come ben saprete negli ultimi anni del programma shuttle c'era l'abitudine che in fase di lancio nel ponte di volo c'erano determinati astronauti e in fase di rientro ce n'erano altri. Ovviamente comandante e pilota erano sempre gli stessi, cambiavano gli specialisti di missione o di carico utile. Con qualche bella immagine riguardante il lancio, il libro poi si sposta ad arrivare fino al momento dell'arrivo in orbita e con l'inizio della descrizione dei giorni di missione, suddivisi, primo giorno di missione, secondo, terzo, fino alla fine della missione. Come nel caso di questa specifica missione, dove vennero svolte delle attività extraveicolari, sul libro, come si può vedere qua alcune immagini, ovviamente sono state trattate le attività extraveicolari, in particolare spiegando la motivazione per cui vennero fatte, le attività che vennero svolte e ovviamente i risultati. Alla fine, ovviamente, essendo arrivati alla fine della missione, il libro mostra qualche immagine, ve la faccio vedere così, riguardante l'atterraggio dello shuttle e il completamento della missione. Anche questa qui è una particolarità che decisi io, e disquisendo con un editore,
che non decise mai di pubblicare il mio libro, mi disse che a parer suo, con la sua esperienza, non era una buona idea, perché avrebbe obbligato il lettore, o obbliga il lettore nel mio caso, a girare il libro. Personalmente io l'ho sempre ritenuto una buona idea, perché permette di guattare le foto in modo particolareggiato senza dividere. Sì, avrei potuto mettere la foto in orizzontale e suddividerla sulle due pagine, però in questo modo saremmo andati a perdere quei particolari che si sarebbero trovati nell'unione delle due pagine. Anche questa sarà stata una scelta buona, una scelta non buona, non ve lo so dire. A me piacque come idea e decisi di proseguire quella. In questo specifico caso, poi, di questa missione, nella parte finale del libro troverete le immagini di com'era, in questo caso, la stazione spaziale prima della missione descritta e la configurazione successiva all'integrazione del carico utile, che in questo caso fu il nodo 3 della stazione spaziale. Anche questo mi ha sempre affascinato, il continuo evolversi della strutturale della Stazione Spaziale Internazionale ISS fino ad arrivare ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi, che potremmo dire che è completa, anche se sono già previste delle integrazioni future che andranno ad evolverla ulteriormente. Questa è una buona cosa, perché se la stazione spaziale continuerà ad evolversi con nuove strutture o nuove apparecchiature finché non verrà dismessa, permetterà agli astronauti e agli scienziati che ne fanno uso di migliorare sempre più sia la loro attività in orbita, sia il loro vivere in orbita e sia principalmente per gli esperimenti che conducono e condurranno nel prossimo futuro. Verso la fine del libro abbiamo un resoconto, una tabella che secondo me è molto importante, descrittiva per quel che concerne le attività extraveicolari che vennero svolte durante quella missione. Nello specifico, in questa missione qui ne vennero svolte 5, e alla fine, anche secondo me questa qui è sempre una cosa bellissima, perché l'equipaggio in ogni missione è il cuore della missione, una foto esplicativa dei membri dell'equipaggio che ne fecero parte, quelli destinati, come in questo caso, alla missione e quelli destinati all'attività extraveicolare. Ultimo, ma non meno importante, missione di salvataggio che vennero decise dopo la perdita del Columbia. Come ben voi saprete, con la perdita della missione STS-107, la NASA decise di preparare delle missioni di salvataggio a secondo del tipo di missione dello shuttle, in modo che se gli astronauti di una determinata missione avessero avuto dei problemi, ci sarebbe stato un equipaggio già a terra pronto con un'altra navetta spaziale per poter andare su e recuperarli. Grazie al cielo non vennero mai utilizzate, ma sono comunque interessanti perché descrivono, in questa pagina sono descritti, sono raccolti i dati fondamentali e basilari più importanti riguardanti queste missioni di salvataggio. Alla fine, come tutti i libri, vi potrete gustare un bel glossario di tutti i termini tecnici e non tecnici particolari utilizzati nella missione. Ultimo ma non ultimo, la bibliografia riguardante i siti da me utilizzati, libri o altro, per recuperare tutte le fonti necessarie, e in particolari casi e pure ringraziamenti per quelle persone che gentilmente diedero il loro ben apprezzato contributo alla realizzazione di questo incredibile e fantastico libro, dal mio punto di vista, ovviamente, essendo l'autore. Cosa posso dirvi adesso? Grazie di aver seguito il video, spero che questo libro sia di vostro interesse e che lo acquisterete se non l'avete già acquistato.
Tutti i dati per reperire il libro ve li metterò alla fine di questo video, dove voi eventualmente per vostra scelta e vostra decisione potrete andare a visionare. Eventualmente, se vorrete acquistare il libro, ve ne sarò molto grato. Se per qualche informazione o altro voleste contattarmi, anche alla fine del video vi allegherò la mia mail, come metto sempre in ogni video. E come sempre vi ricordo che produco modellini a tematica spaziale di soggetti reali, comunque magari anche mai realizzati, ma progettati da agenzie spaziali nazionali o da industrie varie. Non è fantascienza questa. Se siete interessati, contattatemi per un eventuale acquisto, per fare una borsa scambio, perché essendo io un modellista di astronautica sono interessato anche a altri soggetti che poi magari non realizzerò mai, ma li metterò nella mia collezione. Mi piace, come penso tutti voi, aprire le scatole dei modellini, guardarli, ammirarli, studiarli come sono stati scomposti, come verrebbero se venissero montati e molto altro. Sono tutte informazioni. Alla fine di questo video, come sempre, pubblicherò un'immagine, allegherò un'immagine che vi farà vedere i modellini della AMK e l'indirizzo per contattarmi. Va bene, grazie ragazzi e ragazze, condividete questo video il più possibile, tanto è gratis, non vi costa niente, condividendolo darete la possibilità ad altre persone che magari non conoscono questo canale di venirne a conoscenza, apprezzarlo o non apprezzarlo, quello dipende dai gusti. Come dicevano i nostri antichi progenitori, de gustibus non est disputandum. Sui gusti non si discute. Se vi è piaciuto un video, mettete pollice in su. Se non vi è piaciuto il video, mettete un pollice in giù. Mettete un commento, sperando che sia un commento molto costruttivo. Se invece volete mettere un brutto commento, fatelo pure. Se ritenete che voi siate in grado di fare un video migliore del mio, lo spero per voi, fatelo. E rendetemene edotto e basta. Buona giornata a tutti e grazie, continuate a seguirmi, mettete un like, condividete il più possibile. Bye.